Buongiorno a tutti, io e accettati. Io intanto parto chiaramente dal ringraziamento a tutti quelli che hanno reso possibile questo evento di oggi, ovviamente al sindaco Nardella, al presidente Ferro, agli organizzatori della manifestazione che hanno voluto scommettere insieme a noi sul rilancio dell'Italia, non soltanto di una singola manifestazione o di una fiera. In questi giorni ho già partecipato ad altri eventi simili di ripartenza, domani avremo ancora il MICAM e il MIPEL a Milano. È un'Italia che è colpita duramente, in questo mese riparte nonostante fuori dall'Italia la situazione in Medio sia ancora molto più complicata, e quindi fieramente possiamo dire di essere i primi anche a ripartire. Questo non ci deve ovviamente far fare sogni tranquilli, ma ci deve lasciare con la concentrazione del trovare nuove forme per continuare a crescere ancora di più. I dati che ci arrivano anche dall'Istat di l'altro ieri sono interessanti. Luglio 2020 su luglio 2019 l'export cresce del 5,7%, vuol dire che siamo subito ripartiti più forti addirittura del 2019, mese su mese. I trend ovviamente anche legati al calo degli ordini non sono positivi per il futuro, ed è per questo che credo che anche le forme ibride come quelle che stiamo facendo in questi giorni, quindi fiera fisica e fiera virtuale insieme, che poi è anche un progetto che abbiamo fatto insieme a Inici Agenzia, siano uno strumento utile per poter affrontare i prossimi mesi. Non sappiamo se saranno pochi o tanti, ma essere pronti a qualunque situazione. Insieme all'Associazione delle Fiere Italiane, quindi AIF e CIF, e CFI, stiamo lavorando anche non soltanto per gli aiuti economici agli enti fiera, che abbiamo già messo nell'ultimo decreto che abbiamo varato, il decreto agosto, con una buona fetta anche di fondo perduto, ma anche per la cosa che mi interessa di più probabilmente, ovvero l'arrivo dei buyer internazionali, con una contrattazione diplomatica ma molto tosta, devo dire, con tutti i paesi di maggior arrivo dei buyer per creare i cosiddetti corridoi verdi, che possano quindi permettere davvero a noi, ma anche ai paesi partner ovviamente, di avere una presenza qualificata che dia valore e risultato alla fiera, perché poi farla è comunque una bella esperienza, ma deve avere anche i suoi ritorni a livello di quello che ci aspettiamo. Questo è l'impegno che anche oggi mi sento di prendere, di lavorare al vostro fianco e tutti insieme per portare a casa un risultato eccellente, non soltanto in base al Covid, ma anche rispetto a prima del Covid, che deve essere sempre il nostro orizzonte e il nostro obiettivo. Vi ringrazio e sono veramente felice oggi di poter essere qui con voi.